È proprio da Mussomeli, dove ieri l'onorevole De Luca ha tenuto una conferenza per illustrare le posizioni del movimento Forza del Sud sul tema finanziaria, che parte la campagna di sostegno al gruppo e alle iniziative del leader di Sicilia Vera. Appoggio è stato dimostrato dal sindaco di Mussomeli, Salvatore Calà. Sicuramente con interesse guardiamo al movimento di Sicilia Vera e alla luce delle iniziative che ha posto in essere. Un problema dei comuni è un problema reale, quindi l'attenzione che abbiamo nelle iniziative dell'onorevole De Luca è sicuramente nel nostro interesse. Per la finanziaria, insomma, non può essere assolutamente favorevole per alcune posizioni. Io, in particolare per gli enti locali, evidentemente c'è qualcosa che ci tocca e ci penalizza. Ma non farei una critica alla finanziaria, farei una osservazione ai punti che ritengo, alcuni dei quali effettivamente sono da valutare, ecco, non, da approfondire. Quella della finanziaria è una, ma l'elemento di maggiore disequilibrio nei comuni attualmente per me è la questione del lato, che i grossi debiti che i comuni hanno è nei confronti di questo soggetto inutile, direi, alla luce di quello che è successo. È sempre a Mussomeli, è il primo consigliere comunale di tutta la provincia di Caltanissetta che passerà a Forza del Sud. Il suo nome è Vincenzo Nigrelli. Io premetto che passo al gruppo qua dell'onorevole Cateno De Luca perché io sono da sempre autonomista. Mi ero illuso con il partito dell'MPA, con Raffaele Lombardo, di aver trovato veramente un partito che parlava ai siciliani, però poi ho capito che si predicava bene ma si razzolava malissimo. E parlando con l'onorevole De Luca ho capito che lui è portavoce delle vere problematiche della gente. Quindi ho deciso, parlando con lui, di aderire a Sicilia Vera, Forza del Sud. Sicuramente iniziamo dal Mussomeli, che poi è il capoluogo del Vallone, a costruire questo movimento, coinvolgendo la gente, parlando nei bar, nei circoli, in mezzo alla gente, per vedere di muovere e portare di avvicinare di nuovo la gente alla politica e credere in questo progetto, che è un progetto che mira alla salvaguardia dei diritti delle persone del Sud.